Ciao a tutti ragazzi da The Face Game, sono Taylor e con me a commentare c'è Taci Riddick. infame, c'è un dio tra di noi, c'è The Killer 666 che darà una valutazione da 1 a 10 delle clip che stanno insomma per essere viste nella top ragazzi. Al numero 5 c'è MKT3CKV che è da solo l'elicottero, nomi sempre più strani. Il nome codice fiscale col TV missile. Come vedete sta cambiando postazione, prendendo il TV missile. Sì, lui pilota, cambia postazione. Sì, boh, niente di che, dai. Sì, ma una valutazione tecnica-tattica. Ma questa, diciamo, è abbastanza difficile perché soprattutto prendere un jet non è cosa da tutti i giorni. Col TV. Sì, soprattutto quello perché ci vuole molta abilità. E da 1 a 10 cosa gli dai? Diamogli un bel 8, dai. No, e qua bello, invece bello. Al numero 4 c'è Bambinator, raga. Bambinator, allora, TV. Questo qui ha lo stesso tuo culo, Taylor, di quando giochi su Call of Duty, che tutti quanti sono rincoglioniti girati dall'altra parte. Guarda lì che bolge infernale. Mamma mia. Mamma mia, veramente una roba allucinante. Lui spara, va lì, nessuno lo caga. A parte poi questo, ci sta questo che è l'unico che dopo 3 ore. Povero, cioè era disteso, ha detto magari non mi vede, ha fatto un macello. Beh, questa è un po' più semplice perché, diciamo, su PC se ne trovano tanti. E quindi rincoglioniti. Se ne trovano tanti rincoglioniti quindi sul PC. No, ammucchiati su Operation Metro. E qui Vopsaiaia ragazzi, che è una roba allucinante. Mamma mia. Cioè, allora, ho fatto il replay anche se non è che si vede molto, perché comunque non c'è il cinema. Ma il fatto è che lui spara a in teoria quell'elicottero che è quotato. Sì. Poi spara a questo. Perché fa doppia uccisione e ne uccide, cioè distrugge un velivolo. Allora, abbiamo fatto i conti, in 7 secondi un carro armato potrebbe raggiungere il missile 4 km e mezzo di distanza. Adesso non so chi cazzo ha colpito, ma... Sì. Sì, Taylor ha fatto i compiti a casa, si è messo a dividere il tempo, lo spazio e tutto quanto. Dati a casa tutti i suoi, naturalmente. Al numero 2 invece c'è David Ilnada, vede l'elicottero, spara la balestra in no scope. Che poi non ho capito se colpisce quello che è dentro l'elicottero, o cioè il pilota, per capirci, o quello che si sta buttando. Vedi che c'è uno che si butta, tipo. No, mi sa. Forse con l'esplosione prende il pilota. Non da so. Una cioè, comunque... gli dai a David Ilnada? Beh, questo è abbastanza difficile, però non molto, perché non era una distanza esagerata. Assurda. Sì. Diamogli un 7, dai. Spero di aver fatto le classifiche bene, cazzo. Guarda che adesso noi abbiamo Professor The Killer, appunto. No, vabbè, guarda dai. Che ti fa il cazziatone dopo. Appena abbiamo finito ti facciamo il cazziatone, se non merita. Come cazzo si fa al numero 1 invece c'è Vincent HD, ragazzi, che è un Rambo questo, veramente. Sì, ma con la metà di causa. Sì, appunto, stavo utilizzando un PP 2000, che è diciamo un'arma abbastanza di forte merda, dalla puoi distanza. Dirlo, dai, dillo. È un'arma abbastanza forte dalla distanza ravvicinata, però non è come un M16, un F2000, quindi cioè, ci vuole molta è molta un pistolino a raffica praticamente. Sì. Che poi cambia arma, spara. Adesso cioè, sì, che, guardate, sì. Non molto si limita bravo. Anche a uccidere tutti quanti. Adesso c'è anche un pezzo dopo che mi pare che rianima uno. Cioè, veramente cioè, questa clip è veramente. Cioè, almeno io direi 10. Dopo non so, The Killer. Sì, tu no, non quasi, puoi permetti di dar voti. Sono sì, no, quasi. Un bel 10 no, perché, ci sta sicuramente. Non muore mai, quindi, voglio dire. Sì, no, che poi questa è una mappa abbastanza piccola. Poi sicuramente si gioca su PC, quindi è abbastanza difficile rimanere in vita così. Sì, perché cioè, ti arriva una granata, crepi, non è tanto ecco, difficile. Uno SMAV. E qui invece ragazzi la clip, infatti, la clip Bad Company 2 se non sbaglio, no? Esatto, Bad Company 2, Vietnam, ragazzi, mira, dice, boh, ma chissà se c'è qualcuno di là nelle piante. E delle foglie che si tirano muovono. Stronzo. Sì, ma guarda che fa, non so se avete visto, fa headshot, fa tiro alla testa. Bisogna avere un culo, cioè, adesso non è il voto della clip, qua è il voto del culo, da una del dieci. Culo, sì, esattamente, come alla numero 4. Voto numero culo di quanto? Un voto ah, di culo, 10, quanto qua. Li dai? 10, cazzo. Per prenderlo cioè. In testa con lancia... Col tamper. Esatto. Lancia cioè, puffi. Across the map, veramente assurdo. Una clip... Cioè, quando l'ho visto ho detto, ma quando ho visto non l'avevo capita subito. Poi ho letto, tiro la testa, ho detto, ok, deve andare in top. Cioè, ovvio. Assolutamente.
Vabbè ragazzi, lasciate un like, passate anche nel canale di The Killer, lo trovate in descrizione, come lo sapete, sapete tutti che è Gesù Cristo di Battlefield, quindi quindi onore al merito, onore al merito, perché io non ho mai visto robe così epiche fatte da una persona. No, abbiamo pensato, no, di fare una top 20 di delle clip come abbiamo fatto per Modern Warfare 3 di Battlefield. Ho detto, sì, ma viene fuori solo The Killer, poi un casino. Posizione numero 20 abbiamo The Killer, la posizione numero 19 abbiamo The Killer, la posizione numero 18 abbiamo The Killer, che cazzo? Vaffanculo. Vabbè ragazzi, cliccate like, sempre visitate il suo canale e i nostri altri 12.000 canali in descrizione. Sempre in descrizione ovviamente, quindi ciao a tutti e al prossimo video. Ciao. Ciao.